Buonasera a tutti, sono Pietro Ricciati di AFX Capital e sono qui per presentare il webinar di questa sera. Il webinar con Salvatore Sivieri di XSGS Team e che avrà come tema i segnali di inversione con il movimento armonico dei prezzi. Siamo qui appunto per il corso, chiedo a tutti i partecipanti di utilizzare la chat nel caso si avessero dubbi, domande, questioni, se si volesse interpellare in diretta il nostro relatore e chiedo adesso se si sente correttamente l'audio, se si visualizza correttamente anche il desktop del nostro relatore per poi vedere insomma in diretta l'operatività e le slide. Ok, vedo che l'audio funziona bene, perfetto, abbiamo atteso qualche minuto per attendere appunto gli ultimi partecipanti, gli ultimi iscritti, direi se non ci sono questioni subito di passare direttamente al sodo, alla lezione del nostro Salvatore, ripeto se si hanno dubbi, questioni, se si vuole intervenire, se qualcosa non è chiaro, di utilizzare la chat, introdurrò io poi le domande direttamente al nostro relatore. Passerei dunque la parola a Salvatore, se vuole iniziare possiamo partire appunto con la lezione di questa sera. Innanzitutto buonasera, chiedo se anche il mio audio si sente correttamente, quindi riuscite a recepire correttamente la mia voce. Perfetto, benissimo. E allora mi addentrerei subito in quello che è il tema della serata. Il movimento armonico dei prezzi. Il tema della serata è la conclusione di un percorso cominciato di due lezioni di fatto, cominciato a ottobre dell'anno scorso, in cui il tema focale è l'analisi particolarizzata di determinati movimenti del mercato che possono consentire al trader di indurre quelli che possono essere le sue prossime reazioni. Il segnale di inversione, il movimento armonico dei prezzi non è propriamente un segnale di inversione, quanto piuttosto un segnale di reazione. La volta scorsa abbiamo cominciato con le figure di doppio massimo, pattern in gergo si chiamano così, quindi figure di doppio massimo, doppio minimo, testa e spalle rovesciata. Se qualcuno volesse, sarei ben lieto di poter fare un excursus veloce sulla lezione passata in modo da poter proseguire poi con lo stesso ordine logico. Cosa importante che chiedo ai partecipanti, perché parlerò di fatto di valutazioni dei pattern tramite l'utilizzo dei ritracciamenti Fibonacci, è uno strumento, i livelli di Fibonacci sono uno strumento molto importante che utilizzo quotidianamente, veramente quotidianamente, tutti i giorni, è la cosa fondamentale che utilizzo io e che utilizzano tantissimi trader, è uno strumento molto importante, molto efficace, per cui sarei molto lieto se qualcuno non li conoscesse perfettamente a fare un piccolo excursus sulle Fibonacci prima di addentrarmi nel cuore del discorso. Quindi chiedo se rintracciamenti Fibonacci li conoscete tutti, posso andare tranquillamente avanti, se no sarò ben lieto di fare un ripasso veloce di chi era Fibonacci, cosa servono i Fibonacci e quali sono i livelli importanti. Ok, vedo che tutti li conoscono, per cui partirei con il ripresentare velocemente le slide della lezione passata in modo da poter ricollegare velocemente a quella che è la lezione attuale, far vedere quelle che sono le peculiarità e le differenze fra i pattern doppio massimo e doppio minimo e quelli che poi sono le valutazioni dei prezzi armonici, dove cominciare con l'analisi di un prezzo armonico, dove finisce un doppio massimo e un doppio minimo, dove cominciare eventualmente con la valutazione di un prezzo armonico e come riuscire a identificare particolarmente. Doppio massimo e doppio minimo
Sono le figure che abbiamo visto la volta scorsa, chiaramente, Doppio Massimo chiaramente si presenta dove abbiamo la sequenza di due massimi, il secondo assolutamente deve essere più debole del primo, quindi o di ugual forza, più debole, quindi chiaramente non deve mai superare il 100%, regola importantissima del primo massimo. Sono figure che si realizzano, queste sono le più classiche figure di inversione, quindi chiaramente un doppio massimo se l'abbiamo alla fine di un trend rialzista e ci preannuncia la possibile rottura ribasso, quindi con target di breve periodo short, tipicamente short. Il minimo compreso tra i due massimi ci definisce quella che verrà chiamata poi neckline, che è la linea che rivedremo poi anche con i prezzi armonici, che è la linea d'ingresso per l'operazione short alla fine del bull trend. In questo caso, come avevo detto esattamente, l'entrata come si vede è al livello di breakage, quindi con la candela che va di fatto a rompere la neckline, e il target molto semplicemente viene riportato alla distanza massima dei massimi con la neckline, in questo caso chiaramente AB, che è la distanza del primo massimo che deve essere maggiore con la neckline, riportata sul punto B, quindi chiaramente qua mi vado a evidenziare il livello di target con il doppio massimo, chiaramente rovesciando tutto avremo il doppio minimo. Molto importante valutare il livello di target nei doppi massimi, perché spesso e volentieri, se è ben individuato un pattern in doppio massimo, è una figura che utilizzo spessissimo e che, se ben individuata, è efficace abbondantemente sopra l'80% delle volte. Il livello di target, come vedete anche qua dalla figura, come potete vedere, magari se qualcuno già lo conosce, già l'ha visto, ma potete vedere tranquillamente nell'operatività quotidiana, il livello di target mi va a segnare poi un nuovo livello importante di prezzo, dove il prezzo rimbalza, su cui il prezzo rimbalza, oppure su cui il prezzo crea una resistenza. In questo caso vediamo che ha creato una resistenza attorno a cui il prezzo si è stabilizzato. Chiaramente regola fondamentale del doppio massimo è che il secondo massimo deve essere compreso tra il 70,6%, e qua parlo di rintracciamenti Fibonacci, il rintraccio del 76,6% del primo massimo fino al massimo del 100% del primo massimo. Se chiaramente secondo massimo super primo massimo, chiaramente la figura non ha valore, per cui onestamente sconsiglierei assolutamente di operare. Seconda regola, chiaramente il primo take profit possibile è, come ho detto, al target, quindi riportando il lato AB su B, per cui avremo BD uguale ad AB su D, avremo il nostro primo target, che è esattamente l'espansione del primo massimo. Poi chiaramente si possono cercare altri target successivi, consiglio il livello 141,4%, 161,8%, 200% e così via. Poi chiaramente uno è libero di cercare tutti i livelli di target che desidera. Il livello d'ingresso tipicamente viene utilizzato dal 38% 41%, quindi la classica fascia di rottura nei rintracciamenti Fibonacci, 38,2% 41,4% sull'ampiezza massima. Oppure, cosa molto migliore, io chiaramente entro sempre sulla neckline, chiaramente assolutamente consigliabile entrare alla rottura della neckline, con la cautela di tenere d'occhio quelli che possono essere rintracciamenti importanti, sia del primo trend che porta in A, sia di trend superiori, perché come sappiamo dagli studi di Elliott ogni onda e rintracciamento fa parte di onde più grandi e così via, quindi è importante monitorare quelli che sono immediatamente trend superiori per capire di non entrare poi su quello che potrebbe essere un livello, ad esempio l'esempio classico, in questo caso abbiamo la nostra neckline che è sul 50%, se fosse stata
Immediatamente sopra, adesso qua un po' di distanza abbiamo, mi sembra qualcosa come un 50 pip di distanza, no, 20, esatto, 40 pip di distanza, per cui chiaramente un po' di distanza ce l'abbiamo. Se leggo bene, se la vista non mi tradisce, fra il 61,8% della nostra neckline, più la nostra neckline si trova sul 50% del rintracciamento principale, per cui è un buon punto d'ingresso. Se fosse stata molto più attigua al 61,8%, avrei preso come neckline la rottura del 61,8%, perché spesso andiamo a registrare poi al 61,8% i classici due terzi del rintracciamento totale, una fase di pullback che ci potrebbe portare a stop loss. Quindi è assolutamente importante valutare quelli che possono essere livelli importanti, classico 38,2%, 41,4%, 61,8% che sono i rintracciamenti classici Fibonacci molto importanti per i pullback, e il 50% che invece è un livello di rintracciamento matematico, anche questo abbastanza importante per i pullback. Chiaramente il doppio minimo va esattamente corrispettivo al doppio massimo, basta girare chiaramente la figura e funziona allo stesso modo. Teste spalle rovesciate, che in questo caso sono molto veloce per andare poi al sodo della questione. Teste spalle rovesciate sono chiaramente, abbiamo una figura che si compone di due rimbalzi invece che uno. L'importante è che la testa e la seconda spalla si comportano esattamente come il primo e il secondo massimo del doppio massimo. La prima spalla, l'unica regola è che deve essere al massimo uguale alla testa, non può essere superiore chiaramente. E in questo caso qua dovremmo controllare che il punto C e il punto E si comportino esattamente come un doppio massimo classico, e si ragiona esattamente come il doppio massimo. Cosa molto importante invece da valutare sia nelle teste spalle che nelle teste spalle rovesciate è la neckline. In questo caso abbiamo i due rimbalzi che avvengono allo stesso livello di prezzo, per cui è una neckline orizzontale, scusatemi, si chiama static neckline. In una static neckline mi definisce una testa e spalle come figura molto forte, per cui molto valida nella sua realizzazione, quindi indubbiamente da fare, indubbiamente da cercare di seguire. Se i punti non sono i due punti di minimo, in questo caso B e D, non sono allineati, chiaramente avremo una neckline dinamica, cosa importantissima in un testa e spalle. Vediamo qua, ecco qua abbiamo un esempio di un testa e spalle rovesciato. In un testa e spalle rovesciato, come vedete, la dynamic neckline è positivamente inclinata, a rigor di logica, perché i due massimi successivi nell'inversione di trend rialzista devono essere crescenti, è naturale. Stessa cosa in un testa e spalle classico, la dynamic neckline, se troviamo una dynamic neckline, deve essere negativamente inclinata. In caso contrario, onestamente, sono figure in cui sconsiglio, io personalmente non entro e sconsiglierei a chiunque di entrare in un test spalle con una dynamic neckline positivamente inclinata, perché chiaramente avremo una non convergenza con le due posizioni di minimo. Chiaramente la definizione del punto di stop loss, anche questa cosa molto importante, anche per quello che poi vedremo dopo nei prezzi armonici. Abbiamo due possibilità di stop loss, uno chiamato stop loss quiet e uno aggressive stop loss. Chiaramente il quiet mi porta all'entrata nel livello con la rottura della neckline, pongo lo stop loss sul massimo della testa e il target sul primo target. In questo caso però avremo la prima operazione relativamente molto tranquilla nel suo raggiungimento, però abbiamo un rapporto tra rischio e guadagno che non supera 1 a 1, tolto il classico spread, chiaramente andiamo addirittura sotto l'1 a 1, per cui chiaramente è un'operazione tendenzialmente poco economica. Non è detto che non è da fare, chiaramente uno dipende la propensione al rischio del singolo trader, però chiaramente è tendenzialmente diseconomica, tendenzialmente rischio qualcosina di più di quello che posso guadagnare. Il secondo stop loss invece qua devo avere una sensibilità rispetto alla figura che ho individuato molto superiore.
si chiama stop loss aggressive, che con la candela di rottura io chiaramente vado ad entrare all'inizio del time frame successivo, quindi all'inizio del periodo successivo, e vado a porre lo stop loss sul massimo o il minimo in relazione che si tratti di un test spalle rovesciato della candela che mi ha confermato l'operazione. In questo caso chiaramente sin dall'inizio avremo un rapporto fra rischio e rendimento superiore all'1 a 1, meglio rendimento su rischio superiore all'1 a 1. Vediamo, beh, qua chiaramente si è visto velocemente un doppio minimo fallito, un consistente pullback in un doppio minimo molto pericoloso, ok? Questo qua che potete rivedere, potete scaricare tranquillamente sia sul mio sito, sia in italiano che in inglese, che scrivendo ad AVA FX Capital, perdonatemi. Un mio personale modo di interpretare i grafici mi porta chiaramente, l'ho voluto riportare perché mi porta a filtrare tantissimo quelli che possono essere falsi segnali, quelle che può essere l'interpretazione di punti di massimo e di minimo, che alla fin dei conti di questo si parla, individuare correttamente quelli che possono essere i punti di massimo e di minimo relativi. Chiaramente non ho la bacchetta magica e non ho la sfera di cristallo, ma nella mia esperienza sono riuscito a individuare una serie di indicatori che non mi aiutano assolutamente a interpretare il grafico si interpreta, io sono uno di quelli che sostiene che il grafico bianco è il miglior modo per poter interpretare un grafico. L'indicatore mi aiuta semplicemente a confermare quelle che possono essere determinate situazioni, in questo caso utilizzo gli indicatori, tre medie mobili, l'RSI con la sua media mobile, Relative Strength Index, la sua media mobile a 14 periodi, l'ATR, quindi la True Range, e la sua media mobile a tutti e due 14 periodi, mi consentono di individuare quelli che sono correttamente, abbastanza correttamente, con un'ottima percentuale di successo, quelli che sono i punti di massimo relativo, di minimo relativo, in modo da poter individuare nel miglior modo le figure. Chiaramente quando il prezzo si scosta, come in questo caso, candele apre e chiude sopra tutte e tre le medie mobili, abbiamo RSI maggiore della sua media mobile in fascia di ipercomprato e abbiamo una bassa volatilità. La volatilità la si può analizzare grazie all'ATR congiunto alla sua media mobile, molto semplicemente: quando l'ATR è sotto la media mobile siamo in fascia di probabile bassa volatilità del prezzo, al contrario siamo in fascia di alta volatilità del prezzo. Ok, vado direttamente a come utilizzo questi segnali per l'individuazione del doppio massimo e del doppio minimo. Premetto che io abitualmente valuto tutti i pattern di prezzo, valuto tutte le rotture, valutando il real body della candela e mai le shadow, per me le shadow rappresentano solo ed esclusivamente rumore, nella maggior parte dei casi ne sono stato anche confermato, per cui chiaramente a priori quello che vi farò vedere, sia adesso con doppio massimo e doppio minimo, sia che immediatamente dopo con la valutazione dei prezzi armonici, valuteranno solo ed esclusivamente i real body delle candele e non le shadow. Doppio massimo e doppio minimo, vado a valutare il primo massimo con posizione corretta del prezzo, quindi real body completamente sopra alle tre medie mobili, con magari anche scostato con qualche distanza e non immediatamente tangente, segnale RSI conforme, quindi RSI superiore alla sua media mobile in fascia di ipercomprato. In questo caso siamo in alta volatilità, il che mi indica un possibile massimo falso dovuto solo al rumore di mercato.
Il secondo minimo, ci andiamo a trovare il minimo centrale, andiamo a trovare un minimo con l'RSI inferiore alla sua media mobile. Terrò un webinar prossimamente, appunto a febbraio, proprio sull'interpretazione, come utilizzare il Relative Stray Index con le sue varie medie mobili per poter interpretare i segnali anche in trend e non solo in lateralità di mercato. Comunque vediamo qua che abbiamo l'RSI in fascia compresa fra 50 e 70 e correttamente inferiore alla sua media mobile. Terzo punto. Eccoci qua, terzo punto avremo, chiaramente siamo in bassa volatilità, terzo punto avremo di nuovo un massimo relativo, anche questo l'RSI deve essere concorde con la sua media mobile a dire che è un punto di massimo, non sarà in questo caso posto in fascia di ipercomprato, ma compreso fra il 50 e il 70 e nuovamente troveremo condizioni di alta volatilità, seppur bassa siamo comunque in alta volatilità. In questo caso abbiamo individuato correttamente il nostro doppio massimo, come faccio abitualmente nella mia operazione di trend. Io attendo che la candela rompa completamente la neckline, quindi entrerò esattamente all'inizio della candela successiva. In questo caso siamo in dollaro yen in 4 ore, entro immediatamente alla candela successiva e vado a porre lo stop loss sul massimo della candela che mi è andata a rompere di fatto il livello di start, quindi la nostra neckline. Il take profit utilizzando questo metodo interpretativo viene raggiunto relativamente veloce, con pochi rumori, quindi registrando alla fine un bassissimo drawdown di operazione. L'operazione va in gain abbastanza velocemente, con una buona percentuale di successo. Cosa molto importante è che il livello del take profit, come già detto prima, in questo caso qua, valutando così, chiaramente ho filtrato tantissimo quelli che possono essere le figure doppio massimo e doppio minimo, le ho filtrate tantissimo cercando questi ulteriori segnali dati da altri indicatori. Il take profit così raggiunto, 6 volte su 10 mi rappresenta un buon punto di rimbalzo, per cui un ottimo supporto su cui eventualmente poi si può lavorare con un'operazione contro trend, quindi in questo caso si potrebbe anche lavorare con un'operazione in long. Ah, ok, vediamo, qua abbiamo avuto profit 92 pip, stop loss a 24 pip, massimo drawdown, maximum drawdown 7 pip, il gain quindi è stato del 380%, per cui abbiamo guadagnato con un'operazione del genere 3,8 volte quello che abbiamo rischiato, quindi chiaramente si tratta di operazioni in questo caso che possono essere sicuramente vantaggiose. Cosa molto importante, è molto utile per i doppi massimi e i doppi minimi, anche per la valutazione, poi, come vedremo adesso, immediatamente di per i prezzi armonici può essere molto utilizzata l'indicatore zigzag, dico potrebbe perché io personalmente non lo uso, può dare indicazione di come si muove il trend del prezzo, può essere utile per avere un achitografico immediato, però ripeto, ognuno se lo deve adattare alle proprie esigenze. L'indicatore tipico zigzag deve essere chiaramente opportunamente dimensionato. Normalmente lo utilizzo a 12 periodi quando lo utilizzo, però va ad appoggiarsi sui massimi, sui minimi delle candele, mentre invece, come ho appena detto, io utilizzo solo i real body sia per la valutazione di doppi massimi e doppi minimi, sia per la valutazione dei prezzi armonici. Detto questo, è stato un pochetto, ho cercato di essere il meno logorroico possibile per andare poi sui prezzi armonici. Chiedo se ci sono delle domande, in caso contrario. Sì, assolutamente. L'ingresso aggressivo è assolutamente discrezionale, uno chiaramente può valutare quello che
il proprio ingresso come meglio crede. Sappiamo che il livello di ingresso è quello, però lo stop loss uno può inserirlo più o meno aggressivo, quindi quiet o aggressive a sua discrezione, chiaramente. Importantissimo, grazie per la domanda, importantissima. E la conoscenza non tanto dei grafici, ma la conoscenza di se stesso, cioè è fondamentale per il trader sapere come si trova più a suo agio, sapendo di poter far muovere il prezzo, mi accontento di guadagnare quello che ho rischiato, oppure sono particolarmente convinto della figura e voglio essere più aggressivo e cerco di guadagnare qualcosa oltre di quello che ho rischiato inizialmente. Quindi non sto dando consigli su utilizzare uno, utilizzare l'altro. Dico come si interpreta nei grafici, poi chiaramente ripeto, importantissimo è la conoscenza di se stessi, per la psicologia è tutto. Tra l'altro, scusate la piccola digressione, questi pattern altro non fanno che sintetizzare quella che è la psicologia del mercato, di come si sta muovendo la psicologia del mercato, quella che è la lotta fra i bull e i bears del mercato. Di questo si tratta, l'analisi del rumore tramite l'ATR, la sua media mobile, l'analisi dell'andamento dei prezzi, dei livelli, dei massimi, dei minimi, è importantissimo proprio per tradurre a livello tecnico, a livello analitico, da matematico, qual è la psicologia degli agenti sul mercato. Andiamo ai nostri prezzi armonici, se non ci sono altre domande. I prezzi armonici, così chiamano i patterns, intendiamo in particolare configurazioni tecniche che definiscono delle importanti aree di inversione. Qua chiedo scusa, è un pochetto un mio errore perché l'ho voluto accodare a doppio massimo e doppio minimo perché sono molto simili come figure, ma di fatto i prezzi armonici non per forza sono figure di inversione. Come vediamo qua abbiamo un prezzo armonico che poi vedremo nel suo dettaglio, che mi evidenzia una situazione bull in fase di bull trend, quindi non sempre sono figure di inversione, però sono più correttamente sono chiamabili figure di reazione del mercato. Ci sono determinate situazioni che prevedono determinate stabilizzazioni del prezzo, dopo le quali si potrebbe tranquillamente prevedere una reazione bull o bear, quindi posso entrare in long o in short. Spesso si possono identificare a compimento o a fallimento, come ho detto prima, quindi sia al compimento che al fallimento, poi vedremo alcuni esempi di una configurazione doppio massimo, doppio minimo, per quello l'ho voluto accodare, ho voluto rinfrescare la memoria su quello che era doppio massimo, doppio minimo. Sono nati nel 1935 dal professor Gartley, e infatti l'harmonic pattern più conosciuto è appunto il Gartley, sia esso bull Gartley o bullish Gartley o bearish Gartley, indipendentemente che mi dia indicazione di long o di short, li vedremo ambedue. Dopo di questo se ne sono state costruite una serie di altri harmonic pattern che però tutti dal Gartley prendono spunto. Abbiamo il più famoso il Gartley, c'è l'altro famosissimo, il Butterfly, e due sempre utilizzatissimi ma meno frequenti, quindi più rari in quanto tali, apro una parentesi, in quanto tali più rari, ma in quanto tali se identificati opportunamente, importantissimo sempre identificare nel modo corretto e qualsiasi esso sia il pattern, sono molto solidi nella loro realizzazione, che è il BAT e il CRUB. Infatti me lo sono segnato sotto, sopra sopra vediamo esattamente quello che è un bullish CRUB, che addirittura è arrivato a target 100%, poi è arrivato anche successivamente a target 200%. Normalmente faccio notare una cosa, sono figure come che io amo chiamare chiuse,
Per quale motivo chiude? Perché normalmente, non so se sia il termine giusto, le chiamo io per distinguere da altre figure che invece mi possono dare altri tipi di segnale. Normalmente il target facilmente raggiungibile è il 100%, quindi la chiusura alta o bassa, indipendentemente che sia un bullish, come in questo caso bearish, del 100%, il target è normalmente raggiungibile da un prezzo armonico. Poi chiaramente target successivi normalmente mi vanno ad aprire la strada verso un nuovo trend, come in questo caso è un uptrend. Ok, quindi evito di descrivere come io individuo massimi e minimi, perché chiaramente ve l'ho appena detto con le slide doppio massimo e doppio minimo, per cui vado direttamente sul come individuare i punti. Chiaramente in questo caso vedo il primo punto A, è un punto di minimo relativo, l'RSI sta sotto la sua media mobile in una fascia di ipervenduto, abbiamo una TR che rispetto alla sua media mobile, vediamo, abbiamo un incrocio che mi passa da alta volatilità a bassa volatilità, importantissimo l'incrocio nel punto A, nella zona A, perché chiaramente il punto è difficilmente identificabile come un punto solo, una candela solo, anzi quando si identifica così forse c'è anche qualcosa che può far venire qualche sospetto che forse non si sta vedendo nel modo corretto la figura. Abbiamo poi un nuovo punto B, il punto B che da un minimo relativo passiamo a un massimo relativo, vediamo che da A a B, non so se avete mio mouse, da A a B abbiamo l'escursione completa dell'RSI e della sua media mobile, scusate, piccola parentesi, non ho detto, io la media mobile sull'RSI la metto come media mobile semplice. Altra è la stessa cosa, media mobile semplice anche sulla TR, applicata sulla TR sempre a 14 periodi. Anche le medie mobili che utilizzo, la 7, 21, 6, 7, 14, 21 e la 200 che mi dà questa grossa blu che mi dà indicazione del trend, per me sono sempre medie mobili semplici applicate alla chiusura del prezzo e senza shift. E, come stavo dicendo, appunto, da A a B abbiamo un'escursione completa di RSI dal punto di ipervenduto, dove mi ha indicato il punto di minimo relativo A, la fascia di ipercomprato, dove mi dà il punto di massimo relativo in B. Ok, quindi abbiamo che l'RSI è maggiore della sua media mobile in fascia di ipercomprato, ripeto, in fascia vuol dire che può essere sopra, può essere leggermente sotto, ma chiaramente la fascia deve essere quella del 70. Dico in fascia perché anche la media mobile deve essere in fascia, chiaramente un RSI con un valore di RSI a 75, la sua media mobile a 52 è ininfluente per l'identificazione del punto B. Ok, scusate, sono dovuto andare avanti. Vediamo poi il punto di minimo C, un minimo relativo, lo identifichiamo anche in questo caso con l'RSI, il Relative Index, in zona 50-70, quindi chiaramente non mi va più in iper, non ha sufficiente forza per andare in fascia ipervenduto. Ed è inferiore alla sua MA che anche essa si trova in fascia 50-70. Qua monitoriamo che abbiamo già il primo rapporto importante, utilizzando le Fibonacci vado a misurare BC, scusatemi, rispetto a B. Se vediamo che viene rispettata questa prima proporzione, in questo caso qua abbiamo BC che è inferiore o uguale al 61,8% del rintracciamento di AB, mi fa accendere il primo campanello di allarme che potremmo trovarci di fronte al compimento della figura ad un prezzo armonico. Andiamo a Perfetto. identificare. Sì, Scusami scusa. se ti interrompo, c'era Prego. una domanda. Chiedono che tipo di time frame conviene utilizzare. È abbastanza ininfluente, cioè oddio, l'influenza ce l'ha, è chiaro che il più è alto il time frame, più qualsiasi pattern si
si va a identificare è forte, è importantissimo. Io onestamente parlo della mia esperienza, tendenzialmente lavoro con time frame orario o 4 ore. Le analisi le faccio normalmente in quelle 4 ore, faccio sempre analisi intraday, quindi utilizzo anche time frame abbastanza piccoli. Io sconsiglio, no, sconsiglio no, chiaramente dipende dal singolo trader, quello che vuole utilizzare, con che velocità lo vuole utilizzare. Time frame più piccoli dell'ora tendono ad essere molto soggetti al rumore di mercato, quindi più è alto il time frame, si possono utilizzare con tutti i time frame, però più alto è il time frame, maggiore la possibilità che il pattern individuato è forte. Per questa domanda una piccolissima parentesi, io ricordo sempre che la peculiarità di chi lavora sui cambi, io lavoro molto sui cambi, quindi sul classico Forex, la peculiarità loro, quindi cambi piuttosto che oro, argento, la peculiarità è che il loro mercato apre domenica alle 23 con l'apertura dei mercati. Dei mercati asiatici con venerdì alle 23 con la chiusura dei mercati americani, per cui per la settimana intera non chiude, differenza con mercati azionari dove chiaramente abbiamo aperture e chiusure giornaliere, per cui per trovare una candela veramente influente, veramente considerevole nel mercato dei cambi, bisognerebbe correre alle candele settimanali, quelle sono candele che hanno veramente forza a livello di segnale di apertura e di chiusura, però ripeto, io lavoro con time frame orario e a 4 ore, cioè, tanta gente lavora con time frame più piccoli, quindi questi pattern possono essere individuati su qualsiasi tipo di time frame, assolutamente chiaro, ripeto, più alto è il time frame, più forte è il pattern individuato. Ok, torno, se sono stato chiaro, tornando a noi, individuiamo quindi un quarto punto, uno dei 4 sui 5 punti, il punto D, il punto D abbiamo di nuovo l'RSI vicino a fascia di ipercomprato, superiore alla sua media mobile. Qua abbiamo il secondo rapporto importante, il rapporto CD su BC, quindi il lato CD su BC, è compreso fra il 38,2 e 88,6%, chiaramente per quello che prima ho detto al compimento dei doppi massimi, perché come vediamo qua si sta formando un prezzo armonico, ma al contempo siamo in presenza di un doppio massimo, di un perfetto doppio massimo. Oltretutto, se guardiamo la neckline al punto C, esattamente andiamo a trovare il successivo punto E esattamente sul target del doppio massimo, quindi vediamo che analizzando correttamente quello che è il movimento del prezzo abbiamo ottenuto inizialmente un gain con il sell utilizzando il doppio massimo, successivamente riusciremo a ottenere un gain con il buy utilizzando il prezzo armonico che stiamo individuando. Comunque tornando al nostro prezzo armonico abbiamo il punto E in fascia di come il punto A di ipervenduto, quindi l'RSI si trova come il punto A di ipervenduto e come il punto A, la zona del punto E si trova con un ATR passante da alta a bassa volatilità. Abbiamo gli ultimi due rapporti, il lato DE è compreso fra 113% e 161,8% del lato CD. È molto importante, per quello l'ho messo in grassetto, quello è il rapporto più importante in assoluto dell'individuazione di un prezzo armonico. Il punto D si trova al 78,6% del rintracciamento di AB. Questo è il rapporto più importante in assoluto. In questo caso abbiamo identificato un bullish Gartley. Qua vi ho richiamato chiaramente, vi ho sintetizzato tutto, il lato BC deve essere minore o uguale del 61,8% di AB, il lato CD deve essere compreso tra 38,2 e 88,6% di BC, DE compreso tra 113% e 161,8% di CD, è molto importante, DE deve essere il 78,6% di AB.
Vediamo come alla bullish gap, il nome stesso lo dice, è chiaramente un segnale rialzista, il livello di entrata, quindi la neckline, normalmente la si va a posizionare, dico normalmente perché non sempre non per tutti deve essere così, è discrezionale, anche questa cosa è una cosa discrezionale. Io entro alla rottura della neckline in C, quindi alla rottura del livello C entro in buy, quindi chiaramente alla rottura della neckline il primo target è il massimo della figura, quindi in questo caso B, che è più o meno equivalente anzi a D, e poi chiaramente si possono andare a cercare espansioni con i livelli Fibonacci, classiche espansioni, 141,4%, 161,8%, 200%, eccetera, eccetera, eccetera. Dico, non è obbligatorio l'ingresso in C perché tanti trader che conosco, che lavorano efficacemente con i prezzi armonici, entrano alla rottura del 38,2% dell'escursione massima della figura, per cui di fatto traccio. Ok, adesso arrivo anche allo stop loss, assolutamente. Si traccia la Fibonacci fra il minimo e il massimo dell'intera figura, si entra alla rottura del 38,2-41,4%. Per inseguire il 61,8% e così via, per cui si arriva a scaglioni al 100%. Un metodo del genere dà un pochino più rischio in fascia di entrata, dà un pochino più di sicurezza a livello del raggiungimento target 100%, perché normalmente entrare con più target consente l'utilizzo di livelli di volume differente, tale per cui agli ultimi target si possa arrivare con il classico risk free, chiaramente, e raggiunto il primo target con le successive rincorse vado a rischiare quello che ho vinto con l'ultimo target, di fatto, per cui cerco di lavorare a rischio zero. Io normalmente entro subito andando a target al 100%, però solo alla rottura di C. Anche in questo caso è importantissimo valutare dove si entra, i livelli Fibonacci e rintracciamento importante, che non mi vado a trovare su una fascia di possibile pullback come il 38,2% di un rintracciamento di scusatemi, di un trend, di un macro trend precedente, il 61,8%, eccetera, eccetera. È importante individuare anche i trend precedenti prima di battezzare un livello d'ingresso come valido livello d'ingresso. Ok, quindi molti trader, come ho detto, entrano alla rottura della neckline, io sono uno di quelli, è fisso in primo target al 100%. Appunto, lo stop loss, se adeguatamente individuato, come detto da me precedentemente, lo stop loss tipico viene dato in questo caso dal minimo della candela di rottura della neckline. Poi ripeto, io dico il minimo della candela di rottura, ma è chiaro che bisogna sempre posizionarsi qualcosina sotto, 2-3 pip, quello che si ritiene opportuno. Chiaro che se lavoro sulle 4 ore, forse è meglio che mi posiziono anche 10 pip sotto il minimo della candela di rottura, così per evitare che eventuali pullback mi vadano a far prendere lo stop. Io sono uno di quei trader che odia rientrare due volte nella stessa operazione, anche se poi tanto spesso i prezzi armonici sono validi, anche se bisogna rientrare 2 o 3 volte nella stessa operazione, portano a target, però io sono uno di quelli che non ama, io amo entrare una volta solo e soltanto, per cui sono abbastanza allergico a pullback, mi vanno a prendere lo stop. Te personalmente, se prendo il primo stop, non rientro 2 volte nella stessa operazione, però ripeto, tutto va al sentiment personale del singolo trader. Ok, altra configurazione molto importante, nota. Ok, abbiamo detto i target, abbiamo detto gli stop loss, per cui sì, possiamo passare. Vediamo un attimo se abbiamo qualcosa ho individuato qualcosina di interessante. Ah, qua c'era
una vecchia operazione, eccola qua, vediamo qua il Gartley come si è formato, vediamo i nostri 4 punti, il Gartley mi ha portato ad entrata, eccoci qua, vediamo che tanto per capirci, come in questo caso, vediamo che con questo Gartley saremmo dovuti entrare 2 volte, la rottura c'è stata, non so se la vedete bene, provo a ingrandire un pochetto su questa candela qua, quindi sarebbe stata aperta a questo livello, minimo su questa candela sarebbe stato rotto, si sarebbe poi rientrati per rompere di nuovo, quindi qua si è dovuto rientrare 3 volte. Però poi fortunatamente, perché alla terza volta che si rientra, si va a maniera abbastanza veloce, siamo a euro yen un'ora, ecco perché non è così, si deve rientrare 3 volte, si va al 100%. Personalmente, arrivato al 100%, avrei atteso la rottura del 113, cosa che regolarmente faccio, attendo la rottura del 113% prima di andare a cercare ulteriori target, perché spesso e volentieri dal 100% al 113% si verifica una fascia di stabilizzazione del prezzo. Quindi alla rottura del 113% avrei puntato al 141,4%, alla rottura del 141,4% vediamo come andiamo in maniera abbastanza lineare, ma andata al 161,8%, alla rottura dello stesso 161,8% al 200%. Per cui tradotto in italiano è stato una figura di bullish Gartley che si è realizzata in parecchio tempo, ci è voluta una, due, tre, quattro, ci sono volute 5 settimane, quindi 1 mese e mezzo perché si compisse completamente, però vedete che ci ha portato al 200% della figura, quindi è un ottimo risultato. Importante sono gli soggetti, voglio sellarla, importante la configurazione delle Fibonacci, andiamo dall'alto verso il basso per avere l'espansione dal 100 allo 0%, quindi per avere la corretta posizionamento della Fibonacci sempre dal punto di arrivo al punto di partenza, quindi chiaramente se sono in un trend ribassista parto dal basso per andare in alto, quindi ricordatevi sempre da destra a sinistra, un pochino come scrive un cinese, quindi tracciate la Fibonacci all'incontrario per averla tracciata nel modo corretto. Vedete come il punto di entrata è un punto di entrata anche abbastanza forte perché è esattamente su 61,8%, se fosse stato immediatamente sotto al 61,8% avrei comunque atteso il 61,8% perché avrei rischiato una forte resistenza in figura. Andiamo avanti per vedere le altre figure. Scusate, ho perso il pulsantino per ingrandire, rieccoci. Una volta dentro incremento la posizione, io tendenzialmente invece la posizione cerco di, mi hanno chiesto se una volta dentro incremento la posizione inseguendo sui maggiori target, quindi con gli stop successivi probabilmente, creando una cosiddetta, una sorta di martingala, tendenzialmente no. Io tendo a monitorare, quindi acquistare o vendere un determinato volume in base strettamente a quello che voglio rischiare in capitale. Se io voglio rischiare il 300%, scusatemi, 300%, volevo dire 300 dollari su 10.000, quindi il 3%, io tendenzialmente lavoro rischiando per singola operazione lo 0,5% addirittura, poi chiaramente non consiglierei mai andare oltre il 2-3%, io personalmente lavoro con lo 0,5% per singola operazione. Chiaro che ho già fatto le mie valutazioni a priori, so già che entrando con quello stop, raggiungendo il mio target, posso guadagnare
4-5 volte sopra, per cui mi fisso un punto di non rientro, per cui se devo rientrare 3 volte posso rientrare, se perco lo stop non rientro più la quarta perché sono già fuori budget, per cui se so che raggiungendo il 100% guadagno 1 e massimo voglio rischiare la metà, chiaramente vado a lavorare, a fare tante operazioni quante mi permettono di rischiare la metà, chiaramente. Importantissimo è darsi un limite, assolutamente, nel trading è assolutamente importante darsi un limite di quello che si vuole perdere, mai andare oltre, per cui se dopo anche alla quarta operazione, al terzo stop io esco perché decido di prendere entrare massimo 3 volte, preso il terzo stop, vedo che la quarta volta mi arriva addirittura al 300%, mi dispiace, però cioè, è un'operazione persa, peccato, ci sono casi persi, però non conviene rientrare sulla stessa operazione. Magari sì, si può rientrare sullo stesso trend, ma seguendo magari altri segnali, quindi magari una pattern di candele piuttosto che una bella posizione, piuttosto che un MACD, si può rientrare, ma è la ragione per cui arrivato a un certo punto bisogna abbandonare un determinato ragionamento. In questo caso io al terzo stop abbandonerei il ragionamento sulla money pattern, per questo dovessi rientrerei bull facendo altre analisi, chiaramente, quindi con altri estremi. Allora, un'altra configurazione molto nota, come ho detto, è la cosiddetta butterfly. I punti di massimo e di minimo si identificano come ho detto prima, quindi basta che andate a rivederli. Quindi sarò molto veloce, visto che siamo già quasi a compimento dell'ora, è andato abbastanza lungo, chiedo scusa, spero di non aver annoiato nessuno. Vado direttamente ai rapporti. Il primo rapporto BC con AB è minore o uguale al 78,8% di AB, quindi vediamo che in questo caso qua potrebbe quasi quasi conformarsi un doppio minimo, spesso succede così. Terzo rapporto CD su BC è compreso tra 38,2 e 88,6% di BC. Di nuovo, ultimo punto, DE è compreso fra 161,8% e 224,0% di CD, è rapporto importante, DE è il 127% di AB, quindi E si trova al rintracciamento di AB superiore di 27, quindi un'espansione del 127% di AB. Riassumendo, così facendo, noi abbiamo identificato, scusate, vedo che l'ultimo numero non si legge bene, però di fatto è questo, è il rapporto di EAB, è 127%, questo qua è il nostro bearish butterfly. Chiaramente per il bearish Gartley o il bullish butterfly, quindi le figure corrispondenti, basta semplicemente ribaltare i rapporti. Anche qua io personalmente, ripeto, entro alla rottura della neckline, quindi del punto C, volendo si potrebbe anche entrare già con la rottura del 38,2%, 41,4% del rintracciamento in figura. Scusate, solo per fare un escursus su quello che vi ho detto prima, vedendo l'immagine di prima, questa è una figura bull, io sono entrato a questo livello. Si poteva altrimenti entrare alla rottura del 38,2%, 41,4%, mettendo stop loss sul minimo E, in questo caso qua abbiamo messo lo stop a questo punto, saremmo entrati qua per andare al 61,8%. Vediamo che all'inverso di quello che succede normalmente, chi avesse utilizzato questa tecnica rispetto della mia, io mi sono beccato 2 stop prima di arrivare al 200%, lui invece del 61,48% ci è arrivato subito senza uno stop, perché lui sarebbe entrato, aveva avuto un'oscillazione, però lo stop non sarebbe stato raggiunto e avrebbe raggiunto subito il suo target senza prendere neanche uno stop. Vediamo che avrebbe preso 54,8 pip rischiandone quasi 50, 49,5, quindi 495 point, quindi 49,5 pip, quindi avrebbe fatto un pareggio, però non avrebbe preso lo stop. Ok,
torniamo a noi, finiamo tutto. Quindi entrata la rottura di C fino ad arrivare al 100% e poi chiaramente seguendo le espansioni Fibonacci fino anche al 200%. Qua vediamo una configurazione Bat, quella abbiamo visto in prima figura, abbiamo configurazione Bat, rapporto del secondo lato sul primo lato che è compreso tra 38, 2% e 50%, terzo lato sul secondo lato che è compreso da 38, 2% e 88, 6%, vediamo che questo rapporto qua è abbastanza solido in tutte le figure, il terzo lato rispetto al secondo deve essere compreso da 38, 2% e 88, 6%, per quello che si configura molto facilmente anche un doppio massimo e un doppio minimo. Come ho detto prima, molto spesso ci troviamo a raggiungere il target di un doppio massimo e un doppio minimo e vediamo che questo target si forma sul compimento di un prezzo armonico. Il quarto lato sul terzo lato abbiamo un rapporto 161,8%-261,8%, il quarto lato sul primo lato siamo all'88,6% fisso, quindi più o meno, chiaro non deve essere preso al millesimo, però è chiaro che 88,6% non vuol dire 90% come non vuol dire 80%, deve essere l'88,6%. L'ultima figura, il CRAB, la conformazione CRAB, abbiamo secondo lato sul primo lato 38,2%, da 38,2% a 61,8%, terzo lato secondo lato come sempre, come in tutti i prezzi armonici, 38,2%, 88,6%, quarto lato sul terzo lato 261,8%, vediamo come si espande sempre di più, 261,8%, 381,8%, molto importante, quarto lato sul primo lato 161,8%. Queste sono quelle che vengono riconosciute come movimenti armonici dei prezzi che possono, scusatemi, che possono identificare le possibili reazioni immediatamente successive del mercato. Le ho volute, come ho detto, accodare immediatamente doppi massimi e doppi minimi perché, come vediamo, spesso e volentieri si identifica un compimento di un doppio massimo, quindi raggiunto il target di un doppio massimo e un doppio minimo, vediamo che si è conformato un prezzo armonico che è utilizzabile ulteriormente. O spesso sono al fallimento di un doppio massimo e un doppio minimo, chiaro che avere un secondo massimo al 32% è assolutamente un fallimento di un doppio massimo, il terzo punto, scusatemi, il terzo punto, se questo qua fosse al 38,2% è chiaro che non è più un doppio massimo, ma potrebbe identificarsi un CRAB come in questo caso. Sì, vedo che hanno trovato un indicatore, sì, si chiama lo ZAP, è un indicatore molto valido è un customizzato, se volete mi scrivete per email, io ve lo posso inviare, ce l'ho anch'io come indicatore, è un indicatore molto valido che consente di identificare, da poter caricare su M24, da poter identificare direttamente i prezzi armonici. L'unica cosa, vi faccio un punto di attenzione, che come ho detto, almeno io personalmente valuto solo le candele con i corpi, lo ZAP nasce da un'interpolazione dell'indicatore zigzag, per cui lavora sui massimi e sui minimi, quindi chiaramente vede che la sequenza di massimi e minimi è tale per cui si identifica un prezzo armonico, identifica perfettamente quello che è il prezzo armonico. Dopo chiaramente sta a noi decidere dove entrare, che target dargli e quant'altro. Quindi è molto carino per i neofiti, sicuramente è molto carino. Non prendetelo come tutti gli indicatori della MT4, se volete scrivetemi pure, sarò ben lieto di inviarvelo. Non prendetelo come oracolato, quello mi raccomando, sapete sempre interpretare nel modo corretto il movimento dei prezzi, gli indicatori e quant'altro, non prendete un indicatore come se fosse oracolato assolutamente. Se ci sono altre domande, di supporto, giusto? Giovanni mi dice di supporto, assolutamente, assolutamente di supporto, può aiutare come
L'indicatore zigzag può dare un aiuto a individuare a primo acchito un possibile doppio massimo, perché il rumore dei prezzi, il rumore delle candele spesso non ce lo rende così agevole, però chiaramente è solo ed esclusivamente di supporto, giusto così. Per quello un consiglio che vi do, cercate sempre, utilizzando indicatori, cercando pattern, qualsiasi cosa, facciate prima di entrare in operazione, cercate almeno tre segnali concordi. Se utilizzate un MAGD piuttosto che una media mobile, piuttosto che l'RSI, piuttosto che lo stocastico e quant'altro, cercate sempre almeno tre segnali concordi. O se utilizzate il grafico bianco, come faccio spesso io, trovate un pattern di candele, cerchiamo anche altri indicatori, quindi una posizione sulla media mobile piuttosto che. Se non ci sono altre cose, io con 5 minuti di ritardo mi scuso se sono stato in alcuni punti un pochino prolisso, però cioè, ci sono regole fondamentali che devono essere assolutamente applicate. Nell'analisi tecnica è fondamentale riuscire a individuare nel modo corretto i pattern, perché parlare di pattern vuol dire tanto e vuol dire nulla, tutto sta nel come vengono assolutamente interpretati e valutati. Quindi se non ci sono altre domande io avrei concluso il webinar, andatemi un attimino a vedere se avete ancora qualche altra domanda e poi rimango a vostra disposizione. Perfetto, perfetto Salvatore, ti ringraziamo per l'ottima lezione di questa serata. Ricordo che le slide sono a disposizione, per chi le volesse basta farne richiesta direttamente a me via email, ve le farò avere via email. Ricordo che questo corso, come tutti gli altri precedenti corsi, sono stati registrati e sono presenti nel nostro archivio webinar, quindi si possono tranquillamente visionare anche diciamo, le precedenti lezioni del dottor Sivieri. Se ci sono dei dubbi, delle questioni, vi invito comunque a tenere me a riferimento, me e il dottor Sivieri a riferimento, mi trovate comunque via chat, via numero verde. E via mail, i dettagli sono sul sito comunque dei miei riferimenti. Ringrazio tutti comunque per averci seguito. Ricordo che comunque le strategie che abbiamo visto con il dottor Sinieri si possono mettere in pratica col conto FX, sia in demo che reale. Magari si possono testare prima in demo senza alcun impegno per magari poi perfezionarsi e partire con il reale. Se non ci sono domande, saluterei tutti, ringrazio tutti, in particolare Salvatore per l'ottima lezione e ricordo l'appuntamento con i nostri webinar per settimana prossima, giovedì 7 febbraio, con Sapienza Finanziaria e un'altra interessantissima lezione di trading. Ci si può iscrivere gratuitamente sul nostro sito. Questo è quanto e per il momento vi auguro buona serata.